Io però vorrei un attimo qui sfatare qualche mito. Prima di tutto, questo paragone con la Lega. Quando è che la Lega è morta? Quando ha cominciato a convincersi che alleandosi con Berlusconi faceva il federalismo fiscale. Berlusconi l'ha messo come un criceto sulla ruota per 10 anni e alla fine non ha fatto il federalismo fiscale e gli elettori li hanno puniti, perché questo era il loro obiettivo. Secondo, si dice che noi non siamo produttivi, ma la norma che sospende le cartelle di Equitalia agli imprenditori che hanno crediti verso le pubbliche amministrazioni. L'abbiamo fatta passare noi. La norma che impedisce alle aziende di prendere finanziamenti pubblici se delocalizzano in Turchia, l'abbiamo fatta passare noi. E la norma sui fitti d'oro, che fa risparmiare miliardi di euro alle pubbliche amministrazioni italiane, l'abbiamo fatta passare noi. Ma non è che l'abbiamo fatta passare col dialogo, perché col cavolo che ce la facevano passare. L'abbiamo fatta passare perché studiando i regolamenti abbiamo scoperto di poterli tenere 2, 3, 4 notti in aula fermi finché loro non cedono e ci dicono che volete. Allora io mi permetto di dire in questo momento che si sta anche un po' cedendo alla disinformazione sul movimento. Noi la nostra idea di legge elettorale l'abbiamo prodotta con 30.000 cittadini e i nostri emendamenti che stiamo presentando, cioè le modifiche alla legge elettorale di Renzi e Berlusconi, vanno proprio nell'ottica di volerla modificare sulle soglie di sbarramento, ma quella è una legge che ha rinnegato anche il suo padre putativo, che era il professor Dalimonte, che l'aveva scritta e ha detto... Vabbè, perché diciamo che è cambiata un po' poi nella... Un po', è diventata una porcata peggio del porcello.